Ciao a tutti e bentornati nel mio canale. Oggi vi propongo una ricetta che è molto autunnale e che a me piace tantissimo, ossia il castagnaccio. È veramente semplicissima da preparare perché serve solo farina di castagne, un pochino d'acqua, un pochino d'olio, uvetta e pinoli. Ma direi che non servono tante premesse e andiamo subito a vedere come si realizza. Gli ingredienti che ci serviranno sono 500 g di farina di castagne, 750 ml di acqua, 70 g di pinoli, 100 g di uvetta e 2 cucchiai di olio di semi. Per prima cosa dovete setacciare la farina di castagne, io l'ho già fatto per velocizzare un pochino il video. E poi dovrete andare ad aggiungere l'acqua a filo, quindi lentamente, in modo da formare una crema. Dovete mescolare molto lentamente, aggiungere l'acqua altrettanto lentamente fino ad ottenere un composto omogeneo che non deve essere né troppo solido né troppo liquido. È molto importante nel castagnaccio sapersi regolare con le dosi di acqua e farina, perché altrimenti se poi diventa troppo liquido il castagnaccio non ha un buon risultato. Quindi è una preparazione abbastanza semplice in realtà, l'importante è fare attenzione appunto alle dosi di acqua e farina che siano sempre ben bilanciate. Se vi rendete conto che sta diventando troppo liquido, aggiungete un po' di farina, ma senza esagerare, altrimenti poi sballate le dosi. La consistenza finale, come vedete, assomiglia molto ad una crema. Quindi, insomma, questa più o meno è la consistenza giusta. Continuate a mescolare. Deve essere così, deve essere una crema molto morbida. Ha un profumo, tra l'altro, ragazzi, che non potete immaginare. Una volta raggiunta la consistenza così, andate a mettere l'uvetta. E ovviamente mescolate. Adesso dovete mettere i pinoli, però fate attenzione di lasciarne un pochino per la decorazione. Più o meno io ne lascio tanti così, vado a occhio, insomma ne lasciate un po'. Mescolate anche i pinoli. Aggiungete l'olio, io utilizzo l'olio di semi biologico, l'olio di semi di lino biologico. E tra l'altro vi avevo fatto vedere in uno dei miei unboxing della Degustabox, perché l'avevo trovato appunto in questa scatola. Andate a mettere quindi l'olio nel vostro impasto. Una volta mescolato il tutto, dovete inserirlo ovviamente nel tegame. Io ho messo la carta forno, se voi preferite potete ungere il tegame, io preferisco fare le cose un po' più leggere, quindi metto la carta forno. Una volta che avete trasferito tutto nel tegame, andate a distribuirlo in modo da farlo aderire bene anche al bordo del tegame, perché poi comunque deve venire una cosa abbastanza sottile, perché il castagnaccio è sottile, non è una torta spessa, quindi usate pure un tegame, insomma, di dimensioni medie. Io utilizzo un tegame di dimensioni medie. Se usate più dosi, perché magari lo volete fare più grande per più persone, ovviamente il tegame potrà essere più grande. L'importante è che il risultato finale vi dia una torta sottile. Adesso vado a mettere sopra i pinoli, cercando di distribuirli in modo abbastanza omogeneo. E adesso dovete mettere in forno statico a 200 gradi per circa 30 minuti. Questo è il risultato finale. Come potete vedere sulla superficie si sono formate le classiche crepe del castagnaccio, è proprio una cosa tipica di questo dolce. Adesso la cosa più importante è che voi lo lasciate raffreddare. Quindi io l'ho lasciato nel tegame perché se lo togliessi adesso rischierebbe di rompersi. Quindi lasciatelo raffreddare completamente e solo dopo lo potete trasferire in un piatto. Avete visto quanto è semplice e soprattutto sentirete quanto è gustosa. Io come al solito vi invito ad iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto, mettete un like al video se vi è piaciuto, io vi mando un bacio enorme.